risolutivo della crisi questo colloquio tra Einaudi e Fanfani, il quale all'uscita dichiara ai giornalisti: l'esame della situazione mi ha consentito di sciogliere le riserve tradizionali e di accettare l'incarico conferitomi dal signor Presidente della Repubblica. Giuramento del nuovo gabinetto. Tupini, ministro per la riforma burocratica. Campilli per la Casa del Mezzogiorno. Letta la formula, firmano Andreotti, ministro dell'Interno. Zoli, delle Finanze. De Pietro, Grazia e Giustizia. Il presidente Einaudi riceve il giuramento. Vanoni, ministro del Bilancio. Piccioni, degli Esteri. Gava, del Tesoro. Taviani conserva il Ministero della Difesa. Tosato, pubblica istruzione. Gui, lavoro e previdenza sociale. Merlin, lavori pubblici. Medici, agricoltura e foreste. Mattarella, trasporti. Cassiani, poste e telecomunicazioni. Adaldisio, l'industria e commercio. Al professor Dell'Amore, il commercio estero. A Tambroni, la marina mercantile. 19 membri, 7 per la prima volta ministri. Poche ore dopo, primo consiglio.